Un pulmino è esploso nel centro di Ankara, capitale della Turchia. Gli inquirenti avrebbero arrestato una donna e sospettano possa essersi trattato di una bomba. Smentite le voci che parlavano di due vittime, confermato invece l'alto numero dei feriti, oltre 20. Sul posto, il quartiere centrale di Kizilay, sono arrivate le squadre di soccorso, le quali hanno spento un incendio che ha avvolto almeno 6 autoveicoli e isolato la zona con un cordone di sicurezza, alla ricerca di eventuali altre minacce. Ad alimentare il sospetto di un'azione terroristica, il fatto che lo scoppio sia avvenuto a poca distanza dalla sottoprefettura di Kanchaya.